Dopo l'alluvione di domenica scorsa che ha colpito l'intera area flegrea, in particolare la zona di Licola Borgo, si fa la conta dei danni. Tra le persone maggiormente colpite, il proprietario del ristorante Da Sabatino. Dopo tanti anni di duro lavoro, ci dice, abbiamo perso tutto: tavoli, sedie e tutte le attrezzature del locale, cucina compresa. Sono ormai inservibili, ma la cosa più grave è che non abbiamo i mezzi per ricominciare. Io, continua ancora il ristoratore, avevo personalmente chiamato già da diversi mesi il responsabile della regione pregandolo di far ripulire il canale per evitare quello che poi è successo. Soltanto alcuni giorni fa mi era stato detto che avevano affidato l'incarico ad una ditta che avrebbe dovuto iniziare i lavori in questi giorni, ma è stato troppo tardi. Intanto le famiglie evacuate continuano ad alloggiare presso l'hotel Giorni Felici, in condizioni precarie, visto che dalle loro case non sono riuscite a reperire nemmeno dei vestiti di ricambio, in quanto la piena d'acqua alta, quasi 4 metri, ha invaso le case fino al primo piano. Siamo stati molto fortunati, conclude il proprietario del ristorante. Immaginate se fosse successo intorno alle 2, quando erano previste la presenza di circa 200 persone nel locale. Altro che Genova, sarebbe stata una strage. Intanto il sindaco di Pozzuoli, Agostino Magliulo, dà certezze sul tempestivo intervento del comune puteolano per i residenti di Licola, che si sono trovati privati delle loro case. Il primo cittadino garantisce che sta lavorando per risolvere la situazione da domenica. Sul posto si sono recati gli assessori De Falco e D'Elia ed alcuni tecnici. Sono dunque partiti gli aiuti per le famiglie sfollate. Ora però il consorzio di bonifica, responsabile della manutenzione dell'alveo dei Camaldoli, la cui esondazione ha causato questi innumerevoli danni, deve provvedere ad assolvere ai propri compiti. Il comune da solo non riuscirebbe a far fronte allo stato di massima criticità nel quale si è trovato il comune di Licola. Questa è la dichiarazione del sindaco Magliulo, in seguito alla firma di un'ordinanza sindacale per sollecitare ad horas l'intervento del consorzio di bonifica. Una richiesta inviata anche agli assessori all'ambiente e alla protezione civile della Regione Campania e al dirigente della Protezione Civile Campana.